Mettiamoci alla presenza di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andando alla scoperta di Gesù, abbiamo visto che il Figlio di Dio è nato dalla Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. Nacque nella povera grotta di Betlemme e fu subito annunciato e riconosciuto dai pastori che vennero ad adorarlo. Rimase a tutti impresso il fatto che giunsero a Betlemme anche dei magi, erano dei saggi, ricchi e religiosi personaggi dell'Oriente, avevano visto la sua stella e vennero e riconobbero Gesù, il Re, il Signore Dio, il Figlio dell'uomo, e lo adorarono. Ne parla il Vangelo. Vediamo. Voi avete fatto indagini riguardo a un bambino. È la verità, signore. Veniamo da molto lontano in cerca di lui. E chi vi ha detto di questo bambino destinato a divenire re nel mio regno? Abbiamo visto sorgere la sua stella. È la stella che ci ha guidati. Avete seguito una stella dall'Asia fino al centro del mondo. Amen. Tu sai nulla di questo re fanciullo che cerca? Nelle profezie si fa menzione di un messia. E dove dovrebbe nascere questo messia? Il profeta Osea indicò l'Egitto come luogo della sua venuta. Il grande Isaia parlò della Galilea. Sì, ma 700 anni fa. Come luogo della nascita, mio signore, il profeta Michea indicò Betlemme. Ora rammento. Da te, Betlemme, uscirà colui che regnerà su tutta Israele. Magi, se trovate il fanciullo, chi vi garantirà che si tratta di lui? Le stelle non possono sbagliare, signore. Già. Quindi sarà soltanto la stella a rivelarvelo. Quale migliore testimonianza può avere un fanciullo? L'aria è fredda, mio signore, dovresti riposare. Se il grande Erode vuol darci licenza, noi dovremmo andare. Andate. E se trovate il fanciullo, informatemi, affinché possa adorarlo anch'io. Seguili e tienimi informato.
Egli sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E il suo regno non avrà mai fine. Chi siete? Veniamo da una terra lontana per vedere tuo figlio. Come lo chiamerai? Gesù. Gesù sarà il suo nome. Io porto oro per la sovranità del re. Io porto incenso per l'adorazione del Dio. E mirra per la conservazione fino alla fine dei secoli. La festa che celebra la manifestazione di Gesù, figlio di Dio, ai magi si chiama Epifania, che significa manifestazione. Però subito dopo questa manifestazione di Gesù ai magi, la Chiesa presenta altre due grandi manifestazioni di Gesù. La prima manifestazione, subito vicino alla festa dell'Epifania, è il battesimo di Gesù. Sappiamo anche Gesù si era presentato là nel Giordano, dove Giovanni il Battista battezzava in segno di penitenza, di conversione, di umiltà di fronte a Dio. E anche Gesù si presentò. Giovanni Battista avrebbe voluto non battezzarlo perché lo riconobbe, il Santo, il Figlio di Dio. Gesù compì quell'atto di umiltà mettendosi accanto a ciascuno di noi. Però, subito dopo quell'atto, una voce e un segno dal cielo manifestò: questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E anche Giovanni, riconoscendo in Gesù l'inviato di Dio, disse ai discepoli: seguite lui. Vediamo. Andrea, Filippo. Vedete, l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Un'altra manifestazione di Gesù che ci è presentata in questo tempo è il miracolo di Cana. Gesù, alle nozze con i suoi discepoli e con la madre, cambiò l'acqua in vino per quegli sposi che si trovavano in difficoltà durante la festa. Ed è interessante quello che il Vangelo annota. Gesù diede così inizio ai suoi prodigi, manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. Cari piccoli fratelli, vi ho accompagnato alla scoperta di Gesù presentando alcuni fatti importanti del Vangelo. Ora la storia e la scoperta continua. Perché? Perché
è presente Gesù nella liturgia durante l'anno liturgico. Lì potremo scoprirlo. Gesù è presente e lo scopriamo mediante il catechismo. Gesù, soprattutto, continua nella nostra vita buona, a immagine e somiglianza sua. Buon viaggio, cari ragazzi. Continuate, continuate alla scoperta di Gesù. Noi siamo